Buonasera amici di YouTube, Ferrau, amici di Instagram, amici di Facebook, amici di amici TikTok, della farmacia, canto di amici. pasticchi pagola, Scusate proprio, per ma questo tanto non ce n'è inizio, nessuno adesso. per questo inizio un po' rauco, cetto. C'è freddo. Siamo stati io buono, io calzo, Buonasera. no? Ah, io, cioè, stasera siamo in tre, io, lui e lui. Buonasera Sonia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti nella nostra 4 marzo 2022. live. Buonasera, ciao Silvia De Micheli. Poi dice che non ti saluto mai. Ciao Silvia De Micheli, ciao Silvia De Sì, saluto la De Micheli, Micheli Micheli. perché poi... Ciao Laura Magri, stasera Perché questo saluto un si... po' di gente. Maria Lucera, buonasera. Buonasera a Rosalia tutti, Giannetta, buonasera, buonasera a grazie per essere tutti. qui, Corsi. Ciao Isa, buonasera, Siamo in buonasera. 200, grazie, io vi amo, lo sapete, sono Buonasera, fra innamorato. poco inizia il party di stelle. Se non lo vediamo, cercate di tenerci informati sul tempo. Il tempo residuo, perché il tempo del party di stelle scorre inesorabile. Inesorabile, certo. Oh, E io nel ok. frattempo vi ricordo invece che accanto dove state scrivendo c'è il simboletto di una stellina. Se non l'avete mai Grazie fatto, Giovanna Lo se Piccolo, non l'avete mai bellissimo, che fatto, parolona. se non l'avete mai fatto, cliccate e le potete inviare gratuitamente. Buonasera Enza Tomasello, buonasera Eli Di Giovanni. Provate anche se l'avete già fatto, perché a volte a campione Facebook le Sì, ridà. infatti, anche se non riuscite a mandarle adesso, potete provare anche fra un quarto d'ora. Quindi mandate sta Intanto io non stellina. ne vedo, quindi il party di stelle non può iniziare. Se non arrivano le prime stelline. Buonasera Lucia Russo, buonasera, buonasera, Grazie, buonasera. anche noi vi adoriamo, Grazie, ciao certo. Patrizia, ciao Seviana, Saluti Vanni Vanni. dall'Albania. Ciao a tutti gli amici Ciao albanesi. Albania, ciao, ciao. Belli. Buonasera, buonasera a lei, Liliana Buonasera da noi Bruzzese. tre. Io, tu e il bebè. Il bebè è lui. Buonasera, buonasera, buonasera. Lorenzo sempre, si spostava Buonasera Riccardo. Angela Agatamore, buonasera, grazie Deborah Daniele, buonasera Irene, Irene Zappalà, bla bla bla, buonasera, buonasera da Grazie, siamo Trani. tantissimi stasera, grazie. Ma non parte il party di Inviate se stelle, stelline, buonasera dalla provate a mandarle. Lomellina, provincia di Pavia, un abbraccio grande, buonasera da Gela, sa Gela, Gela, o c'è caos, C'è si Frida Gela, 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 vero? c'è Frida Stasera Gela. siamo in tre, io, lui e il bebè, che è qua, guardate che Fermo, non lo prendo perché carino. mi lori proprio, annuluri. Grazie Enza Grazie Tomasello, arrivano le prime Tomasello. stelline, appena arriviamo a 200 stelline, Qualcun altro ha mandato 50, qualcun altro, grazie ciao Percolla. Pecora Le prossime Percolla. parti di Le stelle, perché prossime, se superate non lo le 100. vediamo, cercate di tenerci informati. Schiaccialo, ti Buonasera prego, Lorenzo, se no lo faccio Lamboriello. io. Non lo posso schiacciare perché non è Buonasera maturo. Graziella Non mi Barbagallo, lori. buonasera Emanuela Pocchi. Stamattina mi sono fatto le sopracciglia e c'era l'estetista, mi disse non te lo posso premere perché non è maturo. Buonasera Osilia Lospoto, lo spoto. Buonasera, buonasera Antonella È Roma, iniziato il party grazie di Enza stelle, Tomasello. sicuramente È perché siamo a iniziato, è 150. partito, allora 5 minuti. Dai, ora dovete inviare le stelle per chiudere il Inviatela party. adesso, vi ricordo che ce l'avete gratis tanti di voi. Chi non le ha mai mandate ce l'ha Ora gratis. Patrizia ne parliamo dopo. Partito il party, ma se non mandate le stelle il party non si chiude. Mandate sti stinti. Quanto tempo c'è? Grazie Enza Tomasello. Forza, forza. Chiudiamo questo party. Ma stasera mi pare Stasera proprio un proprio. po' bianchina questo party. Quanto tempo resta ancora? Grazie Percolla. Grazie Debbie Percolla. Dai, 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 dai. Oggi ricordiamo anche gli obesi dei che è una vera patologia invalidante. Certo, aiutatemi, io non le ho Se non ce gratis. l'hai E gratis, come ti te, aiutiamo, come ti cuore? aiutiamo? Grazie Emanuela Rapisardi, ciao Emanuela, grazie Enza Tomasello. Laura Castiglione, ora ti salutiamo, tranquilla, grazie Deborah Farcetta, grazie Enza Tomasello,
Dai, dai, quanto tempo manca ancora per la chiusura del party? Penso 3 minuti e mezzo, no? Quanti minuti? Conti minuti? Ciao ragazzi, vi seguo da poco e non riesco a capire come andare le stelle. Devi andare nella barra dei commenti dove scrivi. Grazie Enza Tomaselli, devi premere nella stellina che vedi lì accanto. E 3 minuti. 3 minuti, ma mancano ancora tante stelle. Dai, dai, dai ragazzi, buonasera, buonasera a chi sta entrando adesso. Grazie Anna Grattapaglia. Grattapaglia. Ah, grazie Deborah Percolla, mancano 2 minuti e 45 secondi, adesso saranno 2 minuti e mezzo. Dai, 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 penso che stasera non ce la faremo proprio a chiudere il party. 2 minuti e 30 in questo momento, dai ragazzi. Che poi iniziamo la live con i saluti, con qualche news, dai, 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 ma non vedo stelline, mancheranno 2 minuti, stasera non riusciremo, 2 minuti e 22, non penso che riusciremo a chiudere il party stasera, grazie Patrizia Gangi, grazie, grazie, 2 minuti e 20 secondi, grazie Manuela Giordano, dai, 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 siamo ancora a metà, grazie Filippa Grazia, ora ne parliamo Cinzia, grazie Patrizia Gangi, dai che forse ce la potremmo fare ancora, mancano 2 minuti, meno di 2 minuti, dai dai dai, grazie Enza Tomasello, grazie Deborah Falcetta, 1 minuto e 56 secondi, grazie Enza Tomasello, non me ne fa mandare, Nenzi Di Nicolò, provaci ancora, grazie Debbie Percolla, mancherà penso 1 minuto, ma anche 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, ce la potremmo fare, grazie Enza Tomasello, forza, 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 ne mancano veramente pochini, una botta di vita ragazzi, dai siamo 200, come non facciamo a chiudere un party con 200 persone, grazie Patrizia Gangi, ne mancano grazie, 200, grazie, mancano 200 stelline, ce l'abbiamo fatta, ciao Mario, grazie Patrizia Ganci, grazie a credo che ne manchino ne mancano 100, pochi, 50, manca meno di 1 minuto, dai, dai, chiudiamolo anche stasera sto party, dai, mancano 200 stelline massima, abbiamo chiuso il party di stelle anche stasera, mancano 40 secondi, dai, ce la possiamo fare, una botta di vita, chiudiamolo. Chiudiamolo, 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 chiudiamolo. Mancano 20 secondi, 30 secondi. Dai, dai, dai. Dai, ragazzi, parti di grazie, grazie a chi ha mandato 500 stelle. Torniamo indietro. Aggancio, grazie Patrizia. Grazie Enza Tomasello. Anche stasera abbiamo chiuso il party di stelle, grazie a tutti, grazie via, a tutti. Via, perché era, siamo partiti un po' diesel, però alla fine... Siamo diventati chi? Super? Super, certo. Avanti, buonasera, ottenuto Valentina Rizzotto. Rizzotto non grazie a te, però. Avanti. Avanti. Dove sono le tue stelline? Grazie Troccolo. Grazie Troccolo. Troccolo, proprio a lui, tu dopo parti mi proprio, ma come niente, proprio. Potete continuare a mandarli anche durante la nostra live. Le stelle sono tante, gradite, gradite. Chiuso il party di stelle, chiusa del prete. E poi iniziamo questa live. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi 4 marzo 2022, oggi nasceva Lucio Dalla. Lucio Dalla, oggi certo. 4 marzo del 43, la famosa canzone di Lucio Dalla. Era la sua data di nascita, quindi un ricordo a Lucio perché non è più con noi, un grande cantautore. Buonasera ai nostri medici, grazie, grazie ai nostri medici, agli infermieri, agli OSS, ai paramedici, agli infermieri, agli ospedali, alle cliniche private, al pronto soccorso, al 118, ai volontari, all'Unitalsi, ai vigili del fuoco, alle persone in divisa, ai nostri anziani, alle case di riposo, un abbraccio, alle persone che stanno male, una pronta guarigione, un saluto alle suore Marcelline di Roma e di Milano. Oggi dicono che dobbiamo salutare, oggi è l'Obesity Day,
una giornata per le persone che purtroppo hanno questa malattia di obesità. Salutiamo anche le persone speciali, giovani, bimbi e grandi speciali. Salutiamo l'Unitalsi, salutiamo l'Italia, salutiamo tutte le persone siciliane che vivono all'estero, salutiamo anche chi ci segue dall'estero. Se ho dimenticato qualcuno, come lo ricordate, che durante la serata vi possiamo sempre salutare e aggiungere. E buonasera a tutti voi. Ovviamente salutiamo tutti gli amici ucraini. Ovvio. Che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio dramma. Ma parliamo, tanti state scrivendo la mamma e il bimbo, la mamma e il bimbo, la mamma e il bimbo. Purtroppo non abbiamo novità. Stiamo aspettando che i polmoni della mamma rispondano, perché adesso è attaccata a quel macchinario, a quel polmone artificiale che gli ossigena il sangue, perché i suoi polmoni ancora non rispondono. Il bimbo è stazionario, è nato 800 grammi, quindi credo che sia in incubatrice, e per adesso la situazione è questa. Quindi non ci sono, stabile, non ci sono, non novità, ci sono novità, né il meglio e né il peggio. Pure il peggio. Non c'è miglioramento, ma non c'è peggioramento. Buonasera Andrea Pulvic, buonasera, buonasera, ok, ok. Voi continuate a pregare per questa mamma e questo bimbo, non smettete di pregare. No, tranquilla Mary, evidentemente ne sono arrivate altre contemporaneamente, ma le stelle si accettano sempre. Grazie, grazie. Maria Luisa Tomaselli. Certo, dobbiamo pregare sia per la mamma che per il bimbo, ovvio. Speriamo bene, ma sicuramente andrà bene. Noi siamo sempre fiduciosi, siamo speranzosi, crediamo molto alla forza della preghiera. E vi prometto che quando io potrò andare da questa mamma, vi farò un video lì, vi farò fare un video saluto direttamente da lei, scelto. Ma sicuramente liscia, 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 sicuramente le preghiere sono molto importanti. La ragazza ha una grande forza, questo già è un punto a suo vantaggio, no? Speriamo bene, togliamoci il speriamo. Tiziana Caltagirone, diciamo bene, bene, bene. Andrà bene, anche se in questo momento è stazionario, ma mi sembra anche... L'importante è che non si va a peggiorare. Ecco. Finché si resta stazionari ci sono delle buone probabilità, anche se ci sono delle buone cose, diciamo così. Buonasera Rachele Barbagallo, buonasera, che state facendo stasera? A parte che seguire noi, che ha mangiato. Ho visto oggi che combinavo mercato, che ha combinato mercato io non ho combinato con quella pazza squilibrata della mia ex moglie. Che si sta a casa la prossima volta invece di sciogliere per i Ma chi domani vuole venire sempre con noi, mi disse. Basta. Ma con te, ma noi. Proprio. Fino a quando non la investo. No? La ruoto direttamente. Come questi? Grazie Ivana Merrigno, bella, grazie. Che dite se me la metto sotto la macchina? Non c'ho sempre un ragazzino. Lo so, se mi tolgo siamo la barba. Siamo barbiere oggi, stiamo bene. Grazie Sassi. Grazie Sassi, padre. Veramente Sassi. Noi dal barbiere non ci siamo andati. Lui l'ha tagliata a me, io l'ho tagliata a lui. Sì. Noi facciamo il fai da te. Com'è che c'è brico? Grazie Laura Rosa. E tutto il resto. Ma che avete comprato alla fine? Nendi, avvisate. Caramelle non ne voglio più. Ingaio. Le rose e violini questa sera raccontare un altro violino. Minchia, c'è Siu. Ma guarda, vedi che ci segue sempre. Katia, sei intenzione di venire sempre al mercato con noi. Io da ruoto ti metto sotto la macchina direttamente. Allora, proprio così. Lei ormai è la nostra opera. Ti asfalto. Vedi che c'è magari nei live. Chi te proprio è... Ti asfalto. A proposito, se voi siete su TikTok anche, seguitela quella pazza della mia ex moglie, perché magari Ideni TikTok ha un suo profilo, no? Vabbè. Seguitela. Ma tanto ora ci levano. Chi? Un profilo. Perché? Finché è una bella donna, io da fa vedere che è una bella donna. Caramelle non ne voglio più. Roberta.
pianeta bombonato, l'avevamo detto prima, sicuramente se entrate adesso la situazione è stazionaria. Non ci sono miglioramenti, non ci sono miglioramenti, non ci sono peggioramenti. Stasera ha mangiato la salsiccia piccante arrostita con i friarelli. Bordello. Ma te la sei mangiata cotta o cruda la salsiccia? Poco cruda e poi cruda non te la sei mangiata la salsiccia? Bella. Orate arrostite in salata, vi ci ha dati buoni, ah? A posto! Arrivo da ridere e vedere al mercato. Ma ti piacciono i video mercato con quella pazza? Chi è la pazza della tua ex moglie? Katia, comunque, sempre lei. Parole, parole, parole. Cenato con pasta e minestrone, buona! E tanto parmigiano, io oserei dire. Silvia De Micheli, mettiti gli occhiali, perché una bella donna non è la tua ex moglie. Dice bella donna la tua ex moglie, una sì, bella donna. Sì, fino a quando metto sta maglia. Ancora. Cosa ha comprato lei? Che ti si è cattato la pisella. La pisella. La surpizzata, che è un bello salamisicco, certo. Mini fazzo, si rifà il naucio, Kid. Ma se ti arruoto non ti può fare il naucio. Allora, Katia, prima che tu entravi, ha detto: dice che appena tu spunti non c'ho da cassotta per chi non mi casa. Sta macchina. No, ti dico, aspetta qua un attimo che sposto la macchina, tu non ti devi muovere. Faccio marcia indietro. Mi scivola il piede dall'acceleratore, pidiri. Ma io dammi, che asfalto. Ma lei ha gli airbag naturali. Pesce vivo e ceci. Che significa pesce vivo e ceci? I ceci cotti perché non ti avessi rotto tutti i reddi. Ma pesce vivo in che senso? Proprio pescato e mangiato? Voi cosa avete mangiato? Io mi mangio una bella pizza ripida congelata, bella. Io non ho cenato perché sono a dieta. Io ho mangiato panino con formaggio. Sì, amore, proprio i cicci. Io si mangiavo i cicci, capisci, vivo. Arrostita, quindi cotta. Ma tu cruda non la mangi, Annalisa? Annalisa, tu cruda non la mangi? Finché ho abitudini magari da 1-1, perciò chiami da lì almeno 4-5. Pazienza. Ciao Sebastian Akin, ciao Sebastian Akin, io omogenizzato. Come sei in ospedale? Come sei in ospedale? Cerca trova garantito. Che hai cuore che sei in ospedale? Ma è e annuncio che ti invito, io ti ho rotto magari mi metto già a senti, io ci vado a passare. Tu ti metti davanti che mi fai fare una manovra in marcia indietro. Prima mamma rotto io e poi vado avanti. Ci metto ma che c'è? Io gli mando il messaggio la sera prima. Ho cenato con pasta e patate schifate, buonissime. Io gli mando il messaggio la sera prima. Io dico domani ci viene Carmela assolutamente, giuro Carmela assolutamente. Ma che? Buoni, dice sono geloso assolutamente. Io metto sotto la macchina così credo, mi scappa il piede dall'acceleratore. Oggi non si mangia carne. Non ha mangiato. Io non ho mangiato. Io non ho mangiato carne. Che vuol dire Mary cugino che hai dubbi se io sono a dieta oppure no? Quindi buonasera Giuseppina Lutero. Buonasera, speriamo bene per questa ragazza e il suo piccolo. Sono appena entrata e ho sentito che è stazionaria la situazione, che Dio l'aiuti. Bellissimi video del mercato. Grazie Gelsomina Vacca. Sì, speriamo e preghiamo sempre per queste due. Io ho detto mi invitate a pranzo, ma noi a pranzo non pranziamo. Non pranziamo. Noi non pranziamo. Diviamo una cende, un dofetto di sì, così una tisana. Sai come in una vita la telenovela che arriva quella mi fai la tisana all'ora di pranzo, la stessa cosa. Ragazzi, ma le stelline ci state provando? Va bene. Brufoletto, hai un allora, brufoloni, non brufoletto. Brufoloni, Camilori, mamma mia. Ciao, sole dorata. No, Nunzio, la pizza congelata anche no. No, è buona quella della Cameo. Ma bello, che vuol dire la pizza congelata? No, ma picchi tu non la mangi la salsiccia cruda? La salsiccia si mangia cotta. Ma non abbiamo mangiato carne, Rosy. Ma io non ne ho mangiato carne. Ma non ne ho mangiato perché oggi a pranzo ci siamo fatti la pasta, cioè, con la cavolo. Pizza con gli spinaci non è carne. Ah, pensa che spinaci? Io ci mangio due carciofi. Grazie, Carmela. Abbiamo mangiato carne, Conte, lei è stupendo così. Armando, grazie. No comment, come no comment? Io il merluzzo a brodo, buono, la sera il merluzzo riscalda. Sì, vabbè, cosa sì, vabbè, sono i succhi. Sei geloso, Graziella, assolutissimamente. Ma state provando a mandare le stelline? Ma cos'è successo alla bambina? Quale bambina? Quale bambina? Quale bambina? Io vi invito a Firenze e vi porto a pranzo fuori. Va bene, Patrizia Gaggi, appena che ho il tempo.
Appena che ho tempo. Io sono qui in Brindisi, provincia, ma convivo a Lecce per amore. Ah, per amore. Sempre in Puglia sei rimasta. Da Brindisi sei arrivata a... Mangio troppo cioccolato, Amalia, ma se mi inviate cioccolata, se mi inviate cioccolata, io apro gli sportelli e sono tentato. Ho portato la ghiandola salivare perché era un calcolo o un tumoretto, dovevo esaminare ancora. Dovrò fare la biopsia, ma stai tranquilla, tutto andrà bene. Io ho fatto peccato, ho mangiato il panino con polpetta di cavallo. Ah, ti mangio stavo piccolo cavallo ora. Quaresima, una cosa, nell'ultimo video dove tu ci annunciavi la live, annunzio, ti levò l'audio. Sei Simone, esattamente, io parlavo, parole. Ok, okay. E se lui non lo sapeva? Parole, soltanto parole. Ma parole per... Analisa, anche tu hai fatto peccato. La posso buttare fuori la occhio? Io... Brillo baccalà, wow, ma risotto mia stasera, chi si sta vedendo l'ultima puntata di Fosca Innocenti? Voi che non mangiate, non è proprio credibile. Lui ha mangiato la pizza, non ho mangiato, io ho mangiato due cristini e un mandarino. Due no, un carciofo, io lo puoi dire. Vabbè, un carciofo bollito, due cristini e un mandarino. Un saluto dalla Germania, ciao Cettina Tomasello dalla Germania. Cuore, che giubbino avete comprato a crocifisso? Bello, copilo. E c'è bisogno che ci accatto un giubbino? Con tutto il giubbino che hai e PD di fare l'orso polare. Ah, caia, Rizzotto. Un orso polare, io budino al cioccolato, brava. Alessandra Tiralongo dice non ci sono soldi per le stelle, ma forse tu pensa a Pittia. Ma forse tu non è che tutti sono hanno la tua stessa tasca, tu pensa a Pittia. Poi se tu e poi noi chiediamo le stelline gratis. Poi no, se qualcuno ce li vuole mandare lo stesso è un'altra cosa. Vi avevo invitato per una colazione, pago io con. Non mi avete risposto, Claudio Lorena, io non l'ho letto. Ma dove l'hai scritto? Dove l'hai scritto? Ho visto, vero. Forse arrivano tanti messaggi su Facebook. Ah, mica c'è già Piracusa. C'è una vista, chissà, ce l'ho visto. Che hai comprato a mercato, niente, non compro. Grazie Filomena Menduni, che ci segue anche se ti fai i piatti. Buonasera Orzi Salvatore. Sei ancora pieno di ieri. Perché ieri ti mangiavi? Ieri ti mangiavi, immagino, muori vuoto. Abbiamo fatto il video che mangiavamo ieri? No. Che abbiamo mangiato ieri? Ma chissà, sai che erano indi che ho visto? Ah, ieri sera pasta e piselli. Stavo c'è un po' il ciasso. Ieri sera pasta e piselli. Cosa fate domenica? Io non so ci manco chi faccio domani mattina. Tu c'hai un barba di domenica. Grazie Patrizia Ganci. Basta, mi fanno una simpatia. Grazie, cerca trova garantito, tranquilla che vado. Io dopo vedo Fosca. Katia, che te la devi fare Fosca? Ciao Agata Prezzavento! E una babbuina pitta verurina, ma la scimmia non mi offenderà mia la figlia. La scimmia ravina, per favore. Ma io e Katia avevo una bella figlia. Bella! Ah. È la fotocopia di Katia. Non mi toccare a me pupitta pilusa, mi urinciò. È la tua fotocopia. No, è una bella bambina, è una bella... Parole. E comunque, anzi, a Croce, al mercato di Padre, noi abbiamo comprato il nuovo piatto per mangiare, una bella ciotola, una bella... Poi ciotola? Chi te da di tipo capre van cocco a metà, quella là di... Vabbè, una ciotola... Ah, perché è una scimmia proprio. Ciao, poi abbiamo comprato il giubbottino di pelo. Ciao, Sessa Giovanna, abbastanza bene, tu come stai? Ma ci vuole un colpo di... Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Allora, se mi lo resto un po'. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantare. Domani pulizie, brava Prezzavento. Domani non ci sveglieremo all'alba per pulire. Grazie, tutta Valeria casa. La Rosa. Non ci hai un cratere. No, veramente è proprio una montagna, tipo l'Etna, l'Everest. Qualcosa del genere. Sì, non c'era bisogno di puntualizzare. Ah, Pasqualina, va bene, se ci vedi anche la tua cagnolina. Tanto è molto evidente, non c'era bisogno, come dicevi tu.
Grazie Katia Cecchetti, buonasera, mi potete aiutare? Certo. In che senso? Che cosa, cosa? Dimmi in che cosa che ti aiuto. Che cosa? Certo. Dimmi. Stai attenta a quello che dici. Niente, hai comprato a me due cuscini con i mori. Ah, non ce n'erano qua. C'erano i cuscini che ti copito. Se volevi da Cattavaghiti. Ma nemmeno il vassoio che avevo in mano ha comprato. Quale niente, vassoio? Niente, la per gli antipasti. No, 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 no. Licia, Sorcina, Amalia, io me le canto per voi. Armando, non ti posso rispondere se la mangio crudo o meno. Ti basta sapere che stasera l'ho mangiata cotta. Come ti dico, ti accontenti a così. Chi si contenta gode. Il conte non voleva la signorina oggi. Il conte no, non voleva proprio. Assolutamente. Niente, ne voleva andare prima che lei arrivava. Infatti mi ha detto scendiamo prima. Ma che affare che Cadia non c'è? Ciao ragazzi, appunto, ci andiamo. Compleanno. Mi fate gli auguri. Tanti auguri, Daniela Canali. Auguri, che buon compleanno. Che cucina domani? Ma sarà c'è domani, domani. A te piaceva la gallinella? La gallinella ce l'abbiamo perché l'ha pagata quella follower. La gallinella me la ora ve la faccio vedere. La gallinella me l'hanno regalata. Ah, però ma... uova non ne fa. Io pensavo che faceva le uova sta gallinella. Gallinella senza uova. Assai spinnissima, la mia Maria Laura veramente. Me l'hanno regalata la follower. Vuoi venire? Antonio De Domenico vuole venire al mercato. Andi e bene, fate troppo ridere e tanta compagnia. Grazie Sole Dorata. Grazie, grazie. Allora, ma se stelline non ne mandate, va bene. Silvia De Micheli, perché stimi a Katia? Questo tuo me lo devi spiegare. Certo, è giusto. Silvia De Micheli, per favore, dimmi perché stimi a Katia senza conoscerla. Senza che ha fatto niente, anzi qualcosa l'ha fatta, ha rotto solo le palle. E ancora? Qualcosa l'ha fatta, qualcosa l'ha fatta. Vi piace la gallinella? Buonasera dalla provincia di Assisi, davvero unici, fate tanta compagnia, grazie. Sei tu all'alba con culo? Che stupori? Sono io che lo, all'alba, che lo, ma Irina mica fa cocodè con culo all'alba. Buonasera Paola D'Amico, buonasera. Angela Di Bua, brutti erano, che cosa? Cos'erano brutti? Io adoravo il piatto per crocifissa, bello stile giungla. Guarda, l'abbiamo comprato, l'ha comprato Katia. La statua, la sua statua precisa. L'ha comprato Katia quel piatto. Bravo, catasti tu, tu facisti bene. Ci può fare pagare un bidevole, no? Tanto, lei non capisce se è un bidevole. Ma 9 anni crocifisso, l'occhio è più lungo mia. Sì, ma non, lei non capisce se si fa il bidet, se ci mangia, non si può capire. Non si può, non, tanto lei non lo capisce, capito? Ragazzi, provate a mandare le stelline gratuitamente. Dopo una giornata viene un po' di buon umore, ci vuole. Grazie, grazie a te Gelsomina Vacca. Mia figlia Rachele mi aveva mandato il messaggio, vogliamo firmi la colazione. Devo andarlo a vedere, possibilmente ci è sfuggito. Perché però, ne così però ci portiamo anche alla mia ex moglie, cioè gliela devo, senti, gliela devo offrire, gliela devo offrire anche a lei la colazione. Armando, mi la mannari un gaddozzo di sasizza di oggi? Io devo mannare un gaddozzo di sasizza di ma lo vuoi morbido o duro? Duro, duro lo vuoi. Perché c'è quello bello essiccato e quello meno essiccato, meno secco, va. Ciao, ciao Nadia Milanato, da dove ci scrivi stasera? Da quale parte del mondo? Da quale parte del mondo ci scrivi? Potete salutare i miei figli Giada e Giulia Delia. Ciao Giada e Giulia Delia, vi seguono sempre da Agnani, Frosinone. Sono stato ad Agnani? Sono stato ad Agnani, conosco anche Frosinone. Buonasera, un bacio grande da Roma.
Roma, la capitale d'Italia, la città eterna. Grazie Carmen Cingolo, Cati è simpatica. Perché non da portare a casa Angela Tibua, tu portatela a casa. Lo sai quando la fai stare? Da Natale a Santo Stefano, anzi ma non c'è arrivo perché è 21 e quattro. Ancora! Oh, anche Rachela Barbagallo invitate, ci andate voi, mi stai a casa. Sebastian Achini, quello stagionato, decisamente duro lo vuole Simone. E diremo che a Ciova, a Mezzasciata. Ciao della Sardegna. Oh, Mezzasciata. Da quale parte caldo. Della Sardegna? E va bene, la Sardegna non è caldo. Buonasera, potete fare gli auguri a mio figlio Matteo che oggi è il suo compleanno? Buon compleanno, Matteo. Auguri, Matteo. E simpatica e bella Silvia Di Micheli, ma... sti video cambiano l'immagine delle persone. Simpatica di uno, bella di chi facisti bella è una bella video. Donna ma va, mi riferivo all'annuncio che domani si alza all'alba, ma... se Cogulo Cogulo si alza all'alba, hai ragione, anch'io sono di Roma. Sonia Zucchi, di dove siete? Di Roma, di quale zona? Qualcuno mi ha scritto della Sardegna. Anagni, ciao da Palermo, ciao da Parigi, Parigi è nata mia. Ah, sì, è proprio vicina. Certo, da Cagliari, sono stato a Cagliari, alla Rinascente di Cagliari, carina. Ragazzi, chi non ha inviato, buonasera Domenico Alario, Domenica, perché ti chiamai Domenico? Niente, la stessa cosa, eh. Domenica è sempre domenica, domenica è sempre domenica. Allora ragazzi, ha degli occhi meravigliosi, chi io, muto telefono e tu ricordati, quindi cambia anche te. Un telefono non è domè completamente perché io lo riprendo. Baci da Lipari, dall'arcipelago delle Isole Eolie. Allora ragazzi, Roma Tiburtina, conosco la stazione Tiburtina. Sì, Meritroccole di Bari, di Castelvolturno. Ciao da Torino, buonasera, mascherine stasera non ne volete mandare, provate a inviarle gratuitamente, perché a Campione Facebook le fa inviare. Ciao, io e mio fratello Vincenzino ti seguiamo da Bagamas, Puglia, in Brasile. Ciao dal Brasile. Buonasera, giovedì vi ho visto al mercato di Mascalucia. Ti sembrava male fermarci per un saluto? E sembra così. Ma magari la fotografia ti potevi fare. Figlioli, siamo a 173, picca Sebo, dobbiamo arrivare a 400 minimo, forza! 400 solo quando ci sono intrighi, tra quando ci sono intrighi. Katia ha degli occhi meravigliosi, l'occhio di Ciavi, Katia, questo ve lo devo dire. Katia ha l'occhio di vetro. Uno ce l'ha di vetro. L'altro è il suo. Ah! Ciao da Nettuno, quindi sempre dal Lazio. Ciao Desiree! Ciao cuore! Ciao Desi! Salutate tutti a Desiree Lopresti, che è la sorella di Nunzio. La sorellina di Nunzio. Ciao Desi! Quindi tutti insieme ora... Cioè, vi salutate fra di voi. Ciao Sassi, ciao Simona, ciao Teresa, ciao Giovanna. Caparica, vi dici tu un rosario? Allora la salutate a Desi, che è la sorella di Nunzio. Cioè oggi mi è sembrato di avere il Papa qua. Cioè mezz'ora di saluti fra di voi. Ora salutate a Desi, che è sua sorella. Un bacione da una sicula trapiantata a Roma. Grazie. Ciao Loredana Russo. Conte, sei unico in tutto e per tutto. E lo so, Paola D'Amico. Ciao ragazzi, un saluto da Torino. Ciao. Ciao, no. Ecco Piero Tizzi, biondo, salutano a Desi. No, ma Caruso mi ha scritto in privato, mi ha detto io non entro nelle vostre live perché c'è occhio. Ah, okay. Ciao da Castelvetrano, da Antonella. Ciao Antonella. Basta. Tutti stanno salutando a Desi, bravo. Ciao Franco Cucinotta.
Ciao, Biglia, ciao, ci stai dicendo, ciao, Arcadia, mi ha ricercata, sta fatta la funghia. Ma voi? Ma chi sta, da Kid? Daisy, ci sei ancora? Ti stanno salutando tutti. Non lo sappiamo, è entrata ma non ha mai scritto, no? Quindi questo è... No, l'altra sera ha scritto, vi voglio bene. No, è entrata ma non ha scritto stasera. A Daisy la saluto, ma non sono una che si mette a salutare... Io non parlavo di te, io ho detto, dato che è entrata Daisy, la sorella di Nunzio, siccome ho visto che stasera vi siete salutati come se niente fosse per mezz'ora, io parlavo, aspetta, ma intrecciavate saluti. Scusate, sono incappato in questa diretta, ma chi cazzo, lui l'ha scritto tra, con gli asterischi, io lo dico, ma chi cazzo sono sti due? Allora... io tra i tanti messaggi che sto ricevendo sono imbattuto nel tuo messaggio. Ma che cazzo sei tu? Se ti sei imbattuto qua, come cazzo sei entrato, con lo stesso cazzo esci? Perché io non ti conosco per nulla, visti? Quindi se sei entrato per sbaglio in questa live, puoi uscire con la consapevolezza. Cuti cazzo di Monica. No, vabbè, io sì, Saravola. Comando io, è la mia live, perché c'è qualcosa che non va. Conte, ma comandi ovunque tu. Scelto, io comando. È la mia live. Da Catania. Avanti. Allora. Buonasera, finalmente entravo in live e si bloccava tutto. Jessica Cuffetta canto, eccoti. Cicciasi, mi ci può magari esci. Cioè non è che mi interessa molto. Daisy, ma sei entrata, ma ci sei ancora? Perché qua ti stanno salutando tutti. Ho dato il via. Katia, tu ti stai dividendo. Ma scusami. Ma, cioè, ragazzi, ma sono normali le persone? Sono capitato per caso in questa. Cazzo, su sti due. Ma che cazzo è Igro? Cioè, ma io non lo so, non lo so. Bro. Cioè, non è che era importante. Se io devo entrare in un negozio e sono distratto ed entro in un altro, non è che entro nell'altro, guardi in faccia la commessa e ci faccio, ma che cazzo sei tu che sono entrato per sbaglio, dovevo entrare in un altro negozio, chi non mi dice ma che cazzo sei tu, ma esci. No, vabbè. Cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto? No, io non ignoro perché mi diverto, cioè non lo so. Ecco, così mi sono presentato, io sono uno dei due cazzi e mi sono presentato. Che vergogna non conoscere due number one. Bravo, Carmelo Porro! Ti amo! I love you! Ti amo! I love you! Ogni sera c'è una musica Rubi, mio pittavello! Sì, no, cioè, no, ma io a volte mi è capitato, no, con la premura di fare le cose, magari devo entrare nel panificio, accanto c'è la salumeria. Mi trovo e faccio, scusate, dovevo entrare nel panificio, non è che dico, cazzo sei tu, cazzo sei di sto negozio. O dove cazzo sono entrato. O dove cazzo sono entrato. No, ma poi io come entro e spiego, come c'è si usci? Ma infatti sicuramente... Ma di fatti già se n'è andato, perché... Ciao Barmizzi, anche proprio... Cioè, veramente... E lo so, Carmela, perché poi io sono così, no? Molto... di jet. Comunque, per chi non ha mai inviato le stelline, le vuole inviare la prima volta, può provare a cliccare le stelline che trovate nella barra dei commenti. Appena andiamo al mercato farai così? Ma scusami, ma se lui sbaglia bancarella... Se io sbaglio bancarella, mica ci dico, ma è cattare una maglietta, mi rimani di dire le cacocce, ci faccio un cazzo sì, questa bancarella cacocce di oggi. Cioè, vero, non lo so, cioè, proprio. Bah. Grave che non dicono, ma gravissimo, meno russo. Oddio, non è che tutti ci possono conoscere, ma non si esclama in quel modo, anche se non ci conoscono. Infatti. No? Oddio, non è che siamo a Regina Elisabetta che ci devono conoscere tutti. Cioè, però... come per esempio io incontro a Carmela Vivaldi, per caso, a braccetto con una sua amica, saluta Carmela, mi gira il faccio. Mi sono imbattuto con Carmela, ma un cazzo è che sta braccetto con Carmela? Cioè, ma io esco pazzo! Io esco pazzo!
pazzo. No, vabbè, voglio morire. Io esco pazzo. Posso, mi date l'autorizzazione a sopprimermi da solo? Pensavo, ma a me paga d'apprezzamento a l'amo. Pensavo che hai scupito. Fossero solo su TikTok, invece vengono a rompere la... Perché ormai anche qua siamo tanti, stiamo andando verso 50.000 follower, quindi certo. Ma infatti, ragazzi, ma non è così? Cioè, non lo so, io incontro Arcadia a braccetto con una sua amica, saluto Arcadia, poi mi giro e faccio, mi sono imbattuto in questa strada con Arcadia, ma che cazzo è chi sta vicino a Arcadia? No, io voglio morire morto, ma Marco no, vivo, voglio morire morto. Sono pessimi, cristiani. Ragazzi, chi non ha mai provato a mandare le stelline o non le ha mai mandate, la prima volta campione Facebook le fa inviare. Ciao Tiziana Giappone, amo, saluto Tiziana Giappone. Ciao Giappone, grazie Simona Martino, potete provare a inviare le stelline. La prima volta me le fa mandare gratuitamente. Buonasera. Quindi basta andare nella barra dei commenti. Armando, come ti sei trovata al mercato? Hai una domanda di riserva, Jessica Cuffetta Campo? Non gli è piaciuto, né a lui, ma con la mia ex moglie, niente. Siete interessati d'ordine, non vi possono non conoscere, ma almeno non lo so. Cioè, voglio dire, ma io non è che conosco tutto il mondo, no? Ma non è che quando non conosco le persone me ne esco con una papalata, perché quella è una papalata proprio allucinante, ma la gente è strana veramente. Comunque, chi non ha mai inviato le stelline le può provare a mandarle la prima volta gratuitamente cliccando la stellina. Brava Poli! Esatto. Nella barra dei commenti, se non riuscite a mandarle, ci potete provare durante la live, perché a campione vi fa male. E poi uno non ci si imbatte nelle live, ci è. Ma infatti, come si fa? Non è che ci si imbatte, dice, però ho sbagliato, sono passato da qua. E come, no? Che una volta c'erano le prostitute, no? Magari oggi no, ci sono ancora, vabbè, ora col Covid, prima c'erano le case dove gli uomini, i ragazzini, gli uomini singoli, gli uomini viziosi, non lo so, andavano dalle prostitute. Se la prostituta era occupata, aspettava in sala d'attesa. Poi a un certo punto entrava il cugino e lo vedeva là e ci faceva: Salvatore, che stai facendo cantabottana? Sì, ci sono capitato per caso, ma come per caso? Ma si è assentato in sala d'attesa la puttana, come mi dici che ci sono entrato per caso? Cioè, ragazzi, ma c'è delle scuse migliori, più intelligenti, più credibili, no? No, vabbè. Cioè, ma perché quell'accento che era palermitano? Ma sa, perché ci andavano anche a Catania, dalle prostitute, ci andavano i pecorai, i contadini, quelli del paese, no? Che avevano quelle donne con le mogli col fazzoletto, con i baffoni, le basette, quelle proprio che tu appena le vedi, non è che ti smoscia, ti casca completamente, no? E allora venivano a Catania, poi incontravo il cugino sempre del paese. Salvatore, ma che stai facendo qua? Ci sono capitato per caso, che stai facendo? No, sono venuto a trovare una mia amica, l'amica bottana. Cioè, ragazzi, non ci sono qua. Vabbè, ma queste sono realtà, bisogna essere comici anche in queste cose, no? Magari cazzo il suo, certo. Non vi conviene morire morto, è morduoti, casi umani e dove trovarli. No, basta che vengo a fare il video del buongiorno, quando vengo da voi ti risponderò così. Ci sono capitate per caso. No, ma vero. Quando si incontravano una volta, 30 anni, 40 anni fa, che si incontravano in queste case dove c'erano le prostitute, dove... Poi, no, perché poi la cosa più bella... Tarek ti scrivo, ok. Armando, cucazzo e chi do o la trattia? Ancora, ok. Che poi la cosa più bella era anche che quando succedeva, quando c'era questo del paese che aspettava pazientemente la prostituta che finiva con quello dell'altro paese accanto, e arrivava il cugino che ci diceva: ma che sta facendo qua? Ma che sta facendo? Ma che sono paesà? Ci sono capitato per caso. E tu che stai facendo? A un certo punto, siccome facevano casino,
c'era la macchina, quella all'ingresso. Ah, oh, ce la dovete finire di fare, cacca, non siamo buddenno, ah, ce la dovete finire di urlare, che non siamo buddenno, cacca. Cioè, quella, la tenutaria del casino, che se ridevano gli dicevano di non ridere perché non eravamo in un bordello. No, vabbè, la comicità delle case delle prostitute, così, perché poi Rizzotto si ironizza tantissimo. Rizzotto, chi sta ridendo? Rizzotto. È così, no? Cioè, quelli che ridono nell'attesa, perché poi quello che viene sgamato ridevano in maniera tale, o sbadigliava, perché risate, sbadiglio, contagio, cioè così dice, ma cucino, non tu manda più, perché sono qua. E la tenutaria del casino, per favore, fate silenzio, non fate il puntello, che acca non sei un puntello, ah, qua è una casa seria, dove si aspetta in sala d'attesa. Ma a proposito, ora tu mi devi spiegare perché gli hai detto sempre alla mia ex moglie che è paesana, che è una bella donna. No, è paesana. Ma è paesana, che quella è una città. Allora, dovete sapere che i paesani si distinguono. Sentendo, non offendere, ci saranno migliaia di paesani. Allora. Stai attento. La paesana, Cati è paesana perché viene da un paese dove si distinguono. Perché non si fanno la ceretta nei baffi, ma se la dicono si mettono l'acqua ossigenata e ci diventano biondi. Il divino posuro e biondo, che praticamente ogni tiro l'uomo 30 centimetri su tacca. Poi non si tolgono il pelo dalle orecchie. Ma non ha pelo. Sì, ce l'ha. Poi hanno i capelli unghiusi, proprio scivolosi. Grazie. Capelli scivolosi. Poi si vestono all'ottimatina come quando uno si legge in discoteca a mezzanotte. Perché sono è paesana. No, è paesana. Allora, perché poi ha tutti quei baffi con l'acqua ossigenata. Sabia sì, a bomboletta di acqua ossigenata, a boccetta. E poi io l'altra volta gli ho detto, ma come mai c'hai tutti questi baffi biondi? Dice... Non è che io mi ritingo con l'acqua ossigenata, ci avevo ferito al dito, ce l'avevo nel mobiletto della cucina, ci ho dato una comitata e tutta l'acqua ossigenata mi è arrivata sotto il naso. Allora. No, bello, tutto qua. Allora. Qua, tutta l'acqua ossigenata. Radia, io non ho radici, sono figlia del mondo. Sì, figlia del mondo, tutto il mondo, infatti, tutto il mondo è paese. Esatto, per questo sei paesana, tutto il mondo è paese. Mi sto sentendo male, come? Sì, Katia, sarà bellissima, insomma, la era da vedere quando si usa Matina e quando ha i bigodini. Si è ferita, ci cascava boccetta dalla faccia, dice che tutti quei baffi biondi, tisi, capirevano stuzzicadenti, se si metteva stuzzicadenti più morbidi. Non si defila neanche la gamba, dice. Infatti, da quando questi peli gli sono diventati come gli stuzzicadenti, lei lavora nei ristoranti, passa dai tavoli e uno ci tira un pelo e si toglie da mangiare dei dice peli. Angela di Bua è paesana. E tutto il mondo è paese. Tu le mondo, Angela, tu le mondo. Va bene. Mi vuoi fumare una sigaretta. Ragazzi, se non sento Annunzio che dice grazie per le stelline, ti basta descrizione di Rizzotto? Ma saranno sorelle siamesi? Ma guarda, Rizzotto e Katia. Angela di Bua, non sei pelosa? Vabbè, sarà di un altro paese. No, la Ucraina. Ah, sei di un paese freddo, capofritto, da Rizzani Pile e ti cascano. E hai risparmiato anche la, come si chiama, chi? La ceretta. Avanti. Comunque, grazie a chi ha inviato le stelline, grazie, muchas gracias, però non sono arrivate, tipo la Ubiba mi ha scritto, c'è Nunzio, ti arrivano i stellini? No, non mi arrivano, certo, la colpa è di mia madre, mi ha sempre detto sei nata libera, quindi non ho radici, ti amo, ti scrive Ucati. Sì, e poi gli ha detto che aveva le gambe con i peli come cuscino, certo, ma non è ato, ma chi? No, ato è Rizzotto, non è vero, io la vedo quando viene a prendere croce a scuola ed è molto fashion, dice la prezzalendo, vedi quando piglia mia figlia a scuola, ma è fashion. Ma perché il tuo figlio va a scuola?
Scelgo, ma che a capire, kid? Caparosso gota. Grazie, lo bimbo, ora sono arrivate. Grazie per le stelline. Io vi ricordo perché siete ingiunati. Vi ricordo che accanto alla barra dove scrivete c'è un simbolo di una stellina, la da mungere, e dovete mandarle, specialmente chi ce l'ha gratis, chi non l'ha mai fatto, a campione Facebook ve le dà anche a chi le ha già mandate, quindi mungitela da cacchio di stella e provate. Vabbè ragazzi, questi aneddoti sui paesani per ridere, ok, ma se raccontassimo sui catanesi ce ne sarebbero delle belle, ma Bronte vi vuole bene sempre. Allora, tu ora da Bronte mi devi raccontare una cosa sui catanesi, forza! Ora io la voglio sentire una papalata tua sui catanesi, forza! Io sono cittadina come sono, comunque amiamo tutti i paesi, è una scelta. Grazie Stefania Rallo, ti amo, bella con queste stelline, grazie! Buonasera! Ovvio che scherziamo, non siate così suscettibili per la rosa, picchini! Però... sono sempre a Catania quelli dei paesi, perché? Perché la amano. La amano, certo. Ma poi c'è la mascherina ora, un baffo ne può allungare. Vabbè, Rizzotto, a me non mi fa... Magari filano naso? Comunque Katia pila la ricchia, mo non navi. Ma se gliel'ho visti io? Ce l'aveva uno interno, nero... Ma è bionda Katia. Bionda ossigenata. Che a boccetta ci cascava la mia. Ma mi chiavi qui la niurinja ricchi. Sì. No, vabbè, comunque, certo. Conte, come sta Cosima? No, buona, certo. Non ho capito perché l'hanno chiesta a me. Perché sanno che tu l'ami. Perché l'hai chiesta a me? Sanno che l'ami. Io l'amo follemente, sempre là. Ma chi è? Si scherza davvero, molto garantito, ovvio che si scherza, infatti noi eravamo in dubbio, io e Katia, se pubblicare i video oggi di Paternò quando noi scherzavamo sul mercato, questi cani massacrano, appena i paternesi sentono le nostre battute ci massacrano, invece devo dire che sono stati magnanimi oggi, certo, oggi non ci hanno tanto massacrati. Oggi la signora Katia bellissima, serena. Ma poi Katia si stanno facendo i complimenti le donne. Secondo me un complimento fatto da una donna è molto più piacevole rispetto a quello di un uomo, perché di una donna è disinteressato, di un uomo può avere un doppio fine, di una donna invece secondo me è più disinteressato come complimento, almeno io la vedo così. Sono rossa naturale, ora sogno tingiuta. È rossa, Katia. Cioè, ora ci cascata bomboletta. Uvino l'aveva rosso da ricchi allora. Esatto, bravissimo. Giusto, Katia. Donna barbuta sempre piaciuta. Certo, mi sbaglio, tuo figlio ha i capelli rossissimi. Sì, c'ha i capelli rossi il figlio di Katia. No, mio figlio, il figlio di Katia. Perché con Katia io ho una figlia, crocifissa. E basta. No, c'è più che altro una cesame. Ancora. Bravo Nunzio. Certo, lo faccio questo signore. Lo so che quello che esce dalla mia bocca è sempre sensato. Lo so, certo. Lo so che voi lo riconoscete, certo. Sono felice per questo davvero tutto grazie a voi. Ma grazie a noi che... Allora, noi stiamo facendo scoprire. Allora, dovete sapere, adesso parlo seriamente. Katia è una bella ragazza, lo vedete, e sul suo profilo TikTok Katia era molto attaccata per la sua bellezza, perché Katia ha un bel seno prosperoso, si mette una maglia scollata o se la mette incollata il seno si vede comunque, e giustamente quando lei faceva i video è una bella ragazza, faceva notare, c'erano tutti i maschetti lì, sapete quei maschetti che proprio non hanno niente di che fare, sono messi là tipo affamati, tipo che non ne vedono mai donne. E quindi aveva questo profilo pieno di questi uomini che proprio non di uomo non lo so, vabbè, comunque invece da quando abbiamo fatto conoscere la vera essenza di Katia, quindi la simpatia, l'allegria, Katia mi ha detto, cioè, sai Nunzio, mi stanno seguendo tante donne perché non si sono fermate più alle apparenze, e poi grazie ai video fatti con voi hanno visto altri lati di me. Io ho detto guarda, io sono felice di questo, perché alla fine una persona non si giudica mai dall'apparenza, mai,
E sono felice che adesso Katia si è vista in toto, quindi si è vista nel suo profilo, magari più con fisicità, perché comunque lei fa le canzoncine, fa i doppiaggi delle canzoncine, quindi si vede più la sua fisicità. Nel nostro profilo si è visto invece l'essenza, no? Il carattere, la solarità, l'allegria, la battuta pronta, la spontaneità. E quindi adesso viene apprezzata molto di più dalle donne, che secondo me, vi ripeto, è ancora più bello, perché è un apprezzamento disinteressato. O no? Io ho messo il segui perché è simpatico. Brava la bimba. Io non ho TikTok, non posso seguirla. E vabbè, se un giorno ti farei TikTok, segui a mia. Vieni già. Ecco, mi ho dato il miele a Lilli. Borriello, tornasti? Però non ci posso dire una cosa. Certo, Rizzotto, vai. Scusate, ma avete notizie di quella ragazza che stava male? Grazie per la risposta. Allora, Giuseppe Parisi, l'abbiamo detto proprio all'inizio live. Abbiamo aperto così, dicendo che non ci sono né miglioramenti né peggioramenti. La situazione è stazionaria. I medici attendono che i suoi polmoni rispondano. Il bambino è in incubatrice e quindi sta continuando il suo percorso appunto perché è nato troppo prematuro, e quindi tutto stazionario. Giudichiamo purtroppo dall'aspetto fisico, senza neanche conoscere le persone. Non ce lo sappiamo che sei sensato, temiamo per quel, grazie. E poi molti messaggi ironici, ci sono messaggi molto più profondi che un giorno si potrà capire. Brava, si deve leggere sempre tra le righe. Questo io ve lo dico anche per i nostri video, anche quando noi facciamo le risposte ironiche, a volte c'è la verità in quella risposta, magari esasperata, ma c'è sempre verità. Non dobbiamo mai fermarci alle apparenze, ragazzi, ma anche nei nostri video bisogna leggere sempre tra le righe, perché ci può essere un messaggio tra le righe, un pensiero che magari vogliamo che arrivi, ma non con quella serietà, perché deve arrivare un pensiero più leggero. Quindi mai fermarsi alle apparenze, mai, certo. Però la tua descrizione la vogliamo lo stesso. Di cui? Di Katia. E Katia, l'avete visto? Cosa vi devo descrivere che già l'avete vista? Io la seguo, brava. Ma la Satta dopo quella volta al mercato cagiava le giorni. No, la Satta ci doveva venire al mercato anche stavolta, ma ha avuto un impegno. Però ha detto che la prossima volta lei ci sarà, anche se non ci sarò io, quindi voi non vedrete niente, perché giovedì prossimo sicuramente andranno al mercato il Conte, Katia e la Satta, ma io non ci sarò, perché io da questa settimana, quindi dalla settimana che viene, dalla settimana che viene io riprenderò a lavorare lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Quindi si ricomincia per me, quindi hai solo mercoledì a casa. Me ne devo andare a lavorare, devo andare a vendere patate anche il giovedì e il venerdì. Quindi giovedì non vedrete più mercati per quanto mi riguarda, perché se non ci sono io video niente. A meno che Katia, se ci va Katia con Armando e la Sarta, farà i video Katia, quindi qualche video lo potete vedere dal suo profilo. Ciao, siete fantastici. Un caro saluto, mi rallegrate le serate dopo una giornata pesante e stressante. Sì, Catiuzza, riprendo dalla prossima settimana. Tu lo sai il mio lavoro, quindi capisci anche che è il momento di ricominciare, no? La nostra Katia è buonazza e simpaticona. Armando non ci ha sentito, parla più forte. Ma poi c'è da dire anche un'altra cosa. Voi sapete, io ho spiegato sempre che i nostri video, mio e di Armando, sono improvvisati, no? Io faccio le domande ad Armando, in base a quello che mi risponde continuo a fare la battuta, quindi no, non è nulla programmato. Stessa cosa con Katia, io apro il video, lei non sa cosa gli chiederò, io non so le sue risposte, quindi magari è di risposta pronta, proprio bella, cioè, la Satta non ne parliamo. La Satta è il Conte al femminile, no? Vabbè, meravigliosa quella. Comunque Katia da signora per i pacchi è diventata per i minni e oggi per i cosci, la prossima... Ragazzi, dove si trova il panificio dove avete comprato quelle per il badezza? Allora Paolo, intanto io non ho comprato nulla,
perché Conte non ha pagato. Però il panificio si trova in via Neri, San Filippo Neri, a Catania. Si chiama La Farina, panificio La Farina, lo trovi su TikTok, su Instagram, su Facebook, quindi puoi seguire le pagine. Si trova in via San Filippo Neri, 34-36 se non sbaglio, fa ad angolo. Vincenzo Giuffrida, fa qua, c'è la ruota panoramica. Non c'è, ma tutti al mercato fanno scintille, scelto, però io non li posso riprendere. Chi sto fatto? Vabbè. Ma stelline niente, vero? Proprio stasera il cielo è nuvoloso. Lo vogliamo riempire di stelle? Grazie anche da Prezzavento. Ci voleva questa live, pensavo non ci fosse perché non ho visto il video. Che... No, l'abbiamo fatto, Agata, il video. C'è il video. E come no, mi ha fatto anche lo scherzetto. Come si chiama Katia di cognome? Katia non ha un cognome. Si chiama su TikTok Katiuscia 1111. Si chiama Katiuscia 1111. Lucia Annunziata, saluti dalla Germania. L'ha chiamata pure pazza. Ma pazza è il minimo. Pazza è il minimo. Scusami. Conte, li fai tu i TikTok, se Luzio non ci sarà. Scusa, faccio annunzio, non c'è, io faccio TikTok e li prendo a Katia della Sarta. Non può essere. Poi non so fare il regista. Allora, Katiuscia 1111. Vi giuro che non è un numero erotico. Veramente. È il suo profilo. Se non è che se voi Katiuscia 1111 pensate che è un numero di telefono erotico, eh? Assolutamente. No. Lei di erotico non ha nulla. Completamente. Siete un toccasana, portate leggerezza e spensieratezza. Grazie. Armando, quando sei dietro le quinte devi alzare la voce, io non ti sento. Non fare la spiritosa, non il saporiello. Io ci sono. La mia data 11, ecco, è la sua data di nascita, non è il numero di telefono erotico. Buonasera Salvatore Vona, buonasera. Ma perché è nata l'11 novembre? Sì, per San Martino. Ah, vero. E allora perché si chiama Katia Martina. Uffa Conte, ti ho inviato le stelline, non sono arrivate di nuovo. No, Laura. Può essere che arrivano, sono arrivate stelline di Laura Macri? Prima, quando le ha mandate la prima volta. Ma prima, certo. All'inizio. Se ora le ha mandate di nuovo, no. Se le mandate di nuovo, no. Buonasera Conte, dalla tua amica sorcina Paola Pistone. Ti ho cantato la canzone prima. Saluti da Monterosso Almo. Ciao a tutte le persone di Monterosso Almo. Ciao, sono Arianna, siete meravigliosi. Vi adoro, la vostra casa è stupenda, grazie, lo sai che vi voglio bene, non lo so Annalisa, chi me l'ha detto? Lo stai dicendo tu, ho messo il segue a Katia, Elisa del Prete, poi mi fai un bonifico, poi ora Katia mi fa i bonifici. 11 novembre, la mia stessa data, quindi è una donna super per forza, Graziella, non lo sappiamo se tu sei super. Certo che super. Sei super Graziella Barbagallo. Certo. Grazie Pallino Vitali. Ma perché Pallino? Palla Pallina, ve la ricordate Palla Pallina? Palla Pallina su un piede sto e mille salti con te farò bla 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 bla. Grazie Elvira Gregoraci per le stelline. Palla Pallina su un piede sto. Io l'ho detto tante, ma tu lo puoi dire, ma io non lo so se è vero, si possono dire tante cose. Saluti dalla Puglia, Davide Gangi, dalla Puglia da dove? Per questo ho lasciato, non mi faceva manco gli auguri. Fatto bene, io il 12 novembre. Il 12 novembre, se non mi sbaglio, è San Renato. Giussi Cipullo, sbaglio. Il 12 novembre, se non mi sbaglio, è San Renato. Certo che sono grazie, ma che cioè, mi state facendo l'auguri cucini mesi dopo? Cioè, si fa gli auguri a chi è nato il 12 novembre, PD di 4 mesi fa, qualcosa del genere, no?
Ma io non lo so come siete, con quei pochi minuti di video che fate per noi sono secondi di svago, siete una cura a tutte le tristezze. Grazie a te, Gelsomina Vacca. Gelsomina, oggi ti ho riempito di minuti di video. Ecco, mi è arrivata in Olanda, Nadia da Parigi in Olanda. Vabbè. Allora, Nadia, mandami i fiori. Ciao, mi rimandi i tulipani, per favore. Mentre che sei in Olanda. Mandami i tulipani mentre che sei in Olanda. Magari i bulbi può cattare, eh? Saluti da Caltanissetta, siete i numeri uno. Grazie, 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 grazie. Dopo un anno e mezzo che vi seguo, secondo voi non mi voglio bene? Non lo so. Grazie, Filippo, Mario, Sarianna, Merlin, per le stelline. Ma qui guarda che le tue non sono arrivate, eh? Io vorrei fare gli auguri alla Rizzotto che martedì fece compleanno. Oh, mai passato! Ma poi l'anno prossimo, pensa a Dio se ci campiamo! E sta pensando che ci chiona fa che il ufficio compleanno. Certo, invece martedì ma per 50 anni, ma poi 50 anni 41 basta, ha fatto 50 anni 41. E gli ho detto non lo devi dire a nessuno, perché io dico a tutti che ho fatto 41 anni. Io non sono un bugiardo. Agostina Sparti, ciao, ha fatto 50 anni la Rizzotto e mi ha detto, mi ha mandato un messaggio, ci dice per favore sì, anche un mulino a vento e gli zoccoli, avanti, grazie. Ora sono arrivate Laura Macri, le stelline. Sì, sì, un mulino a vento mi puoi mandare, cos'era? Mira, mira l'olandesina, mira lanza ti è vicina. Ve la ricordate la pubblicità della Mira Lanza? Radio Miralato in Olanda che sta facendo dei video, lei sta facendo l'olandesina. Mira, mira, ciao dalle Madonie, Petrania Soprana, ma c'è anche Petrania Sottana se non mi sbaglio. Accendo Facebook e vado a cercare i vostri video mentre faccio le faccende, mi fate compagnia, grazie. Grazie Elsa Tomasello, grazie per quello che hai scritto, grazie per le stelline. Ma di tutte queste prelibatezze annuncia cosa hai fatto mangiare. Stasera si mangiava la pizza surgelata, era del compleanno di qualche 6 anni fa, non mi ricordo, di qualche parente, non lo so, forse di suo nonno quando ha fatto 80 anni, insomma, tanti anni fa l'avevo surgelata e me l'ero scordata nel freezer. Oggi sistemando il freezer, ma che c'è di sta busta? E praticamente suo nonno ha navarato pizzette, arancini e si è accomodato con queste, tanto surgelate sono, anche se sono passate 4-5 anni, qual è il problema? Non è che surgelate possono stare tranquillamente, no? E niente, 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 vi ho detto qual è la verità della pizza surgelata, ecco perché si è mangiato. Pensa che bella pubblicità di una volta, il carosello, te lo ricordi? Certo, facevano 5 pubblicità, c'era la tenda, si apriva e poi giravano. Na 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 na. C'era l'olio sasso, c'era il cinar contro il logorio della vita moderna, c'era il brodo star, c'era quella paulista, quella del caffè, c'era Mira Mira l'olandesina, c'era Susanna tutta pazza. Ma non c'è più, tutta panna. Tutta panna, no, cioè. Tutta pazza. E sì, mi chiedi di cicati a capo, non è cicati a pizza del paleolitico, ma no, ma quando è surgelato ci facevamo la raccolta dei punti, poi era un pupazzo di Susanna, un setto yogi. Non c'è più. Vai a Conte e Kimbucchi, come Kimbucchi? Penso c'era Carosello. Pa, 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 pa. Era le 8:30. Dopo Carosello, tutti a nanna. C'era quella anche, Susanna tutta panna. E poi c'era anche Paulista. Paulista, caffè Paulista che faceva esattamente. Seggia mia, chiudi il gas e vieni via. Pazzo, l'uomo che ama un altro, l'uomo forte, Paulista, il caffè alla vista. Cazzo, Giuseppe Maria Bonaccorso. Come tuta, tuta pana. Sei un tutta pana. Tu ne hai 80. E Italia come poco bene, tu sei decrepita, capire l'evento archeologico. Leva sta fotografia, la pigliassi su Google. Vedi carezzato. Non è mangurato. La bella carosa, avanti. Maria. Maria Rosa, Maria Rosa, è smorfiosa, ve le ricordate? Ve le ricordate? Posso fare una domanda? Ma Lulu sta sulle scatole solo a me, mi dà sta a me, ma cosa c'è in giorno? Io la amo. Carmesita, sei già mia, chiudi il gas e vieni via, ve lo ricordate? Auguri Nunzino, ma di che? Che ho fatto?
Io sono dell'87, sei dell'87? Ma mi può venire di figlia, Graziella. Calimero, tu non sei, com'era, tu non sei solo nero, una cosa del genere. Bello, bello, dopo Carosello tutta la Kinguti per cose congelate. No, vero! Claudio, suo nonno qualche 3 anni fa, 4 anni fa, ha fatto 80 anni, ha fatto delle pizzette, no? Siccome le ha fatte in un posto un po' così, non le abbiamo mangiate nessuno e sono arrivati in busta a tutti i bar. Però non era questa la verità, era che non giro nulla sto compleanno, ce ne stanno tutti i pizzetti. Io avvistassi, gli farei vedere cosa sono i veri problemi, ma poi a loro. Ma ragazzi, ma lei sta facendo, ha creato un personaggio. Uffa, robot d'acciaio, Paulista, il caffè senza pista o vista, senza vista. Sì, senza io lo so vista, perché ho i CD, vista. Ah, ci pullavi i CD, dice. I CD del Carosello? Sì. Quello era un cartone animato, quale? Gigi robot d'acciaio, infatti non c'è già capito. No, Calimero ha fatto la pubblicità dell'Ava. Ava come Lava. C'era perché io non sono nero, sono Calimero. Pizzaccio, ciao Annani Scherma, Calimero era piccolo e nero. Ragazzi, smandatela qualche stellina, provate. Era Bio Presto, no, era Ava come Lava. No. Guardava sempre il Caballero. Mi pare così si chiama. Carmencita, sei già mia, chiudi il gas e vieni via. No. Ma quanto è stupido, e poi piange sempre, mi dai, ma magari tu piccio via. Ma Annalisa, anche tu piangi sempre. Conte, per la festa delle donne starete con noi e diremo di chi viene, aspetta, allora, oggi è venerdì. No, sabato, domenica, lunedì, martedì saremo su TikTok e faremo lo spogliarello su TikTok. Non lo so. Coccolino, il peluche dell'ammorbidente, ma non c'era all'epoca. Sono solo sporco, diceva, non sono nero. Brava, era Ava come Lava. Ma certo, caffè Paulista, venite nelle Madonie, ci sono dolci buone, potete venire ad assaggiarli. Sabina Ferruzza, se tu invece mi scrivi in privato su Facebook o su Instagram, io ti do l'indirizzo dove farmi per venire questi favolosi dolcetti delle Madonie. Perché non so se ci arriva adesso, io mi commuovo che è diverso, magari anche Lulu si commuove. Certo. Avanti, chi mi manda le stelline? Avanti, vero? Ava come Lava e come profuma. No, Bonnie è Ava, è come un sciga, tutto rasciume, un leva, tutto paro. Mio amico quando ero piccola mi diceva che UFO Robot ci mandava le lettere nel banchetto. Una a scuola? Beh, ora l'avranno ricoverato, no? Questo amico tuo è infatti ricoverato. Grazie Enzo Tomasello per le stelline. Grazie, ma provate gli altri a vedere se ve le fa mandare gratis. No, su. C'è proprio, si distidichi. Amaro dei frati, no, c'era. Che vicinaggio era Vilda, si vive bella. Tu, Giummi, vero? Giummi, Tallizzi. Nadia Tallizzi, vero? Abbonazzi, mi mandate un baciuzzo, Teri di Bari. A Bidazza, mi rimandi un po' di stelle. Terri di Bari, mandami un po' di stelle. Bella mia Terri, bella. Senza stelle non si canta. Comunque io sto vedendo una cosa, che i follower su questa pagina aumentano sempre di più. Ma se ma tu nelle più live ce sempre live di meno. Ma infatti penso che fra poco chiudiamo. No, non ci credevo, però era tenero. No, così tenero era. Coccolina e ippopotamo viola, sì, vero, me lo ricordo. L'ippopotamo, color viola che faceva il coso, Pippo l'ippopotamo. Ah, vero, Pippo l'ippopotamo, quello dei pannolini Lines, bravo. Ma ancora esistono questi pannolini? Senti, Nadia, questa Agostina. Ma chi ti dai i vignati, Agostina? Mi pare una Monica Agostina, suora Agostina. Suora Agostina, scusi, ma lei ha fatto Caroselli? Suora Agostina. Ma qua è Agostina? Katia Cimino, ciao, ma di chi? Di Calimero. Belli meglio. E avanti, Enzo Tomasello, io ti mando tanti baci, sono tu mi mandi tanti stelline. Proprio. Ma ti davvero, Ramona, se ho troppo un giornale, ma troppo. Grazie Marisa Foti,
Provate, provate a mandare le stelline che la prima volta le dà gratis a Campione. Pina Ievolella sta guardando. Ievolella, puoi scrivere? Scrivimi, ciao, erano pedra. No, Agostina, l'Agostina. Va bene, ci trovava Elle. Tu ci trovasta Elle, sono le pentole. Forse l'Agostina. Pentole l'Agostina, grazie Rita Melone. No, Agostina, ma mi pareva Agostina di qualche telenovela, no? Perché si trovi strani sulle telenovelle. Forse era, prego Enza, forse era amica di suo Gertrude. Era l'Agostina. I posto mattutini mentre i lavori mancano. Come Paola, non ci piacciono a noi tutti i video che manco girano. A te ti mancano i posto miei sul furgone. Damani un buon giorno. E a poi fai? Tanto ora sono a 4 ore. Parete grande, pennello grande. Sì, forse. Dov'è Stefania? Ma qua, paratore? L'omino della Bialetti, le caffettiere, certo. Com'è che io non ricordo nulla di quello che dite? Ma non è che da preoccupare. Si deve preoccupare tua moglie? Tua moglie si deve preoccupare, ma le stelline, Carosello era bello, ci divertivamo a guardare gli spot. E poi a Nanna, Sebastian Akin, io mi ricordo, guardati Carosello e lavati i denti, le mani e vatti a coricare. Cioè proprio io quando scurava e c'era Carosello già mi pigliavo una mala di quella al numero uno. Perché? Perché mi avevano le mani e i denti, mi si diava. Proprio era finita la serata, grazie Enza Tomasello. Proprio, ma ragazzi, mi sono arrivate di 1530 stelline. Donato Azzara, no. Ma uniscono stelline. Ma dove sono queste 530 stelline? Noi ringraziamo sempre a chi le manda, non sono arrivate. Riprova, Donato, perché non sono arrivate. Riprova perché non sono arrivate, se no ti avrei ringraziato. Ma poi perché 530? Ma ognuno si devono rimanere 530, 1060, 2120, ma non sono arrivate. Come sta la vostra amica e bimbo? È stazionaria, Sabrina Ferruzza. Si era così finito a Nanna. Vada alla mano, rimane i denti però. Mandate un bacio, domani alle 9 dovrò fare tampone dopo 40. Dai! Dai, tutto bene, Carmela! Bella. Io ne ho visti nelle reti, ma non è che ti nascondi gli anni? In che senso? Io mi nascondo. Ah no, sta parlando per Sasi. Per Sasi, anche il silicone Saratoga. Questo non me lo ricordo. Sì, che c'era Ghida tutta. No, Nadia, non sono arrivate manco le tue. Noi ringraziamo. Ne sono sicuro che le mandate, Donato, ma non sono arrivate. Noi ringraziamo sempre. Tranquillo, riprova. Forse sono rimaste. Tu devi vedere se c'hai l'addebito. Tu devi vedere, Donato, se hai l'addebito. Se non hai l'addebito, per questo non sono partite e devi riprovare. Io non li so mandare. Angela Di Bua deve andare nella barra dei commenti. No, c'è devi disparare, non sono ambulante. No. E devi premere la stellina. Carmela Vivaldi, domani andrà tutto bene. Ovvio che andrà tutto bene. Stai attenta a come ti tamponano, Carmela, dove ti tamponano. Conte, scusa, ma quei tempi erano belli. No, no, Giuseppe Parisi, quei tempi erano belli. Il discorso era che dopo il carosello già mi veniva l'angoscia, ti fa lavare i denti e le mani, magari che non aveva sonno, ma va a girare a cuccare. E non è che potevo stare con la baciuta del comodino accesa, perché poi domani si andava a scuola. Avevo 50, che barba, no, non sono arrivato, Gioia. Riprova, non lo so perché, ma magari acquista, ma ci rimangono. Dicono che magari li acquistate, ma vi rimangono accumulati. Donato, prova a mandarli a 100 a 100. L'olio cuore, già l'ho detto, era quello che saltava dallo steccato all'olio cuore. Poi c'era Cinaro contro il logorio della vita moderna, ma certo. No, no, allora Donato ce l'hai accumulate. Ora che ce l'hai accumulate. Ce l'hai accumulate, adesso le puoi mandare. Mandale a 100 a 100, perché è successo anche a Giuseppe Macaluso. E poi le hai inviate a poco, ce l'hai accumulate.
Lucio, ma tu insieme alle patate hai pensato di vendere pure la pisella? Ma Boriello, è una bella domanda, perché oggi proprio con Katia io ho detto: Katia, ma che cosa ne pensi se io alle patate aggiungessi la pisella? Fatemi un applauso, abbinate il sopra e il sotto del pigiama, va, complimenti. No, perché il credito adesso è zero, sì, però ce l'hai accumulate su Facebook, quindi li puoi mandare, prova a mandarne 45 o 40. Donato Azzara, vedi che ora te ne ha fatte mandare 100? Grazie Donato. Ora ne puoi mandare altre 100, poi altre 100, fino a quando arrivi a 530. Anche tu, Nadia, grazie, vedi Donato? Ce l'avete accumulata. Ce l'avete accumulata, Nadia, mandane per esempio 20, poi 30, oppure 25 e 25. Vedi Donato che adesso, grazie Donato, ora stanno arrivando. Fino adesso ne hai mandate 300, ne mancano ancora 230. Forse 30 non gliele farà mandare, 200 sì. Però 200, 500 sì. Grazie Donato, sei a 400. Sta mandando delle nicchiette. Eh sì, perché li ha. Grazie Donato, sei a 500. Te ne rimangono ancora 30. Anche tu, Nadia, ne puoi spezzare. Mandane 24, 25, oppure 15, oppure li mandi a 10 a 10, perché a 10 a 10 li fa mandare. Invece Donato gliene sono rimaste 30. Sera, sono entrata solo adesso, vi seguo sempre, soprattutto quando andate al mercato. Ma ci segui nel video o mi segui proprio no, lei ci segue la mia ombra? La donna del mistero? Invece no, ragazzi, io ho un vago ricordo di una telenovela che facevano, mi pare su Canale 5, che c'erano due, ma io non mi ricordo il nome, che erano uguali, cioè non erano sorelle. No, o... Terry di Bari. Non te le fa mandare, ma devi provare. C'erano due che erano. No, Annalisa, non è vero che il minimo è 50, perché ne hanno mandate anche 10, vero Franco? Franco da Messina. Una, vero? Che imitava, diciamo, una più cattivella, che imitava l'altra in tutto, diciamo, nell'aspetto sì, fisico. Sì, anche Simona domani verrà tamponata. Non mi ricordo come si chiama questa telenovela, ma è quella che... C'è una buona, una cattiva che... No, provate, non posso meno di 50, ne ho 9 sul credito, ok. E devono essere minimo 10, minimo 10. Per esempio Donato, che gliene sono rimaste 30, le potrebbe inviare a 10 a 10 se vuole, se no gli restano nel cumulo appena ne accumula altre. Ragazzi, chi si ricorda? Vero Franco, io me lo ricordo, quindi si possono mandare 10. Due volte e un volto si intitolava, dice la Cipullo. Non mi pare, si chiamava tipo Annalisa Boriello, da te parte da 50. Ah, era della novella Manuela, tu non mi hai mandato niente stasera, Annalisa. In pratica c'era una più cattiva che imitava nell'aspetto fisico l'altra. No, Manuela mi pare. Ragazzi, comunque lo shampoo Campus alla mela verde, che quando lo usavi si profumava tutta casa. Vero, io lo usavo, quella la mela. Vabbè, non parliamo del bagno schiuma Pino Silvestre, che usava mia nonna. Ma ricorda mio nonno. Mio nonno voleva solo quello. Pino. Ah, ok, Donato, allora significa che tu hai l'opzione che le puoi mandare a 50 a 50. Ecco perché 30 non te le fa mandare, perché Franco le ha inviate a 10 a 10. Devono essere donato minimo 50, allora hai un credito di 30, se tu ne acquisterai altri le puoi mandare 50. Grazie Agata Prezzavento, dove c'è il numero di stelle c'è scritto personalizza, lo cliccate e inviate il numero anche 5 oppure 3 o 1. Ah, quindi lo ripeto. Quindi dove c'è il numero di dove stelle? Dove c'è il numero di stelle c'è scritto personalizza. Lo cliccate e inviate il numero anche 5 oppure 3 o 1, quelle che volete. Ripeto, dove c'è il numero di stelle c'è scritto personalizza. Cliccate e vi fa mandare quelle che è. No, Katia, puoi andare a personalizzarle come fa la Prezzavento. Sì, infatti, mi dice Donato, puoi cliccare, se clicchi dove c'è scritto personalizza puoi cambiare il numero, quindi parte da 50. Vedi, Annalisa Borriello ne ha inviate 10 adesso,
perché è andata, non so, sì, ho provato a personalizzare ma non mi fa scrivere. Strano, perché Annalisa Boriello, che ne ha mandate adesso 10, ha personalizzato, strano. A Katia non glielo fa fare neppure. No, Pino Silvestre, ragazzi, io non riesco a mandarle. Jessica Gufetta Cardo, devi andare. Qual è il costo di 10 stelle? No, lo so. 10 stelle sono 10 centesimi. Ma... perché 50 stelle sono 50 centesimi. Mi pare che il minimo acquistabile è 99. Poi vanno mandato a nicchia. Vedi, Donato li ha inviate ora 10 stelle, perché è andato su personalizza, quindi si può fare. Bravo Donato, così non le hai perse. Quindi ancora ne puoi mandare 10 e poi altri 10. Deborah Falcetta ne ha inviate 40. India, Fetu, Pino Silvestre, Marocco. Donato ha mandato le altre 10. Vedi, ce le aveva accumulate. Donato, sei andato. 50 stelle costano 99 centesimi. Nella mia stella non c'è scritto nessun personale. Donato ha mandato le altre stelle. Ragazzi, chi si ricorda Belfagor? Annalisa Boriello ne ha mandate 10. Grazie. Enza Tomasello ne ha mandate 50. Grazie. Ragazzi, vi ricordate? Marmando e Nunzio, posso chiedervi una cosa? Ho visto in alcuni video dell'anno scorso che avete creato dei gadget. E c'era un numero WhatsApp. Sono ancora disponibili? La Ghiera e Barbagallo? No, erano quelli dell'anno scorso. Quest'anno non le abbiamo fatte. Annalisa Boriello ha inviato 15 stelle, il minimo sono 45 stelle a 99 centesimi. Vedi Boriello, basta andare su personalizza e ne potete inviare quanto. Chi si ricorda Belfagor, il fantasma del Louvre? Sai cosa? Ho scoperto che bisogna personalizzare e premere in mezzo, se no non si possono scrivere. Ok ragazzi, per voi... ok, quindi scrive Donato, ho scoperto che bisogna personalizzare e premere in mezzo, se no non si possono scrivere. Ok, è un minimo, dice l'apprezzamento, che si può mandare 10, meno non si può, mi sono sbagliata, quindi meno di 10 stelle non si possono mandare. Chi si ricorda Belfagor? Giussi Cipullo si ricorda Belfagor, il fantasma del Louvre. Bellissimo, cioè, ma io mi cacavo addosso, usando l'espressione. Difatti, quando io facevo il monello, mia mamma mi diceva: ora faccio venire a Belfagor. Io mi ero a mettere sotto letto. Dai. Poi ho scoperto questa cosa e un po' l'ho odiata. A cui? A mia mamma, perché mi ingannava. E mi diceva che le bugie non si dicevano. Vabbè, e poi la prima bugiarda era lei. Ma è come, no? se ti dice adesso viene l'uomo nero. Adesso una viene... bugiarda. Come prima mia mamma mi diceva le bugie non si dicono. E poi mi diceva le bugie. Mi diceva se chiama Belfagor e ti metto. E io mi andavo a nascondere sotto il letto. Io ricordo Belfagor, ho 50 anni, tu ti ricordi, se hai 50 anni Donato, tu ti ricordi la replica, perché io ne ho 63 e avevo 6-7 anni. Io non me lo ricordo. E poi hanno fatto la replica quando avevo 14-15 anni. Ma io non me lo ricordo. Grazie Franco Cucinotta per le stelline, grazie Enza Tomasello. Ma cos'è la sua? Tu hai visto la replica, allora era un fantasma, Belfagor faceva paura a tutti, ma poi... se non sbaglio era una donna, bravo, era una donna. Ma tu se hai 50 anni e te lo ricordi è perché hai visto la replica. Io avevo 6-7 anni, 8 anni quando l'hanno fatto la prima volta e poi l'ho rivisto che avevo 13-14 anni. Io non lo so, lo so. Orientativamente... io mi ricordo... Donato l'ha visto la replica. Io mi ricordo... vi devo lasciare, buonanotte Mariano Scella. Io invece mi ricordo, buonanotte, buonanotte Paola D'Amico. Io mi ricordo il tenente Colombo, la signora Fletcher. Che, ma Annalisa, poi io dimmi, non lo faccio, va bene. Ah,
Io mi ricordo ciao Lucia Izzo, la signora Fletch, il tenente Colombo. Vabbè, il tenente Colombo che aveva pigliere il rimbembiato della viva. Ah, no? Signora Fletch da ruoti tu. Infatti hai visto la replica, perché la replica l'ho vista anch'io e mi ricordo che andava alle scuole superiori, quindi poteva avere 14-15 anni, però l'avevo vista quando era piccolo e poi ho rivisto la replica. Ma il tenente Colombo e la signora Fletch te la ricordi tu? Non mi piaceva, è morta ora l'attrice. Ah, la Freccia Nera che lo faceva Loretta Goggi. Non era Loretta Goggi la protagonista della Freccia Nera? No. Sì, come no? Loretta Goggi. Mi pare che era Loretta Goggi. Io mi ricordo che era Loretta Goggi. Poi c'era un'altra. Vi ricordate La Cittadella? L'avete visto? Vi ricordate la replica della Cittadella? Può essere che Donato l'ha visto, che ha 50 anni. La Cittadella, c'era anche il libro che era bellissimo. Oppure chi ha visto al cinema Il Dottor Zivago? Quello era, lui era un medico innamorato di Lara e la famosa canzone, vedi che era Loretta Goggi che ha fatto la Freccia Nera. Chi ha visto Il Dottor Zivago? Io ero piccolo pure, potevo avere 10 anni, 9 anni. Lui era Omar Sharif, mi pare che era lui, e poi lui era lui medico russo innamorato di Lara. Vi ricordate la famosa canzone bellissima tema di Lara? Ma qua stanno parlando di Magnum P.I. sì, Loretta Goggi era la Cittadella. Ma come si può la Cittadella Pugazzuie? No, la Cittadella Universale. Gian Burrasca era Rita Pavone, no? Gian Burrasca era Rita Pavone, ma Gian Burrasca era anche il libro di lettura delle scuole elementari, se vi ricordate. E io ce l'avevo. Tu ti ricordi I Promessi Sposi? Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, inizia così I Promessi Sposi. Vedi? Grazie, Tomasello per le stelline, con Omar Sharif. Ma poi mi ricordo. Ma quella è la Cittadella, ma aveva ragione, ok, ok. Era un libro, si chiama La Cittadella. Cazzo è la Cittadella. E poi hanno fatto il libro. Il mio cellulare è pazzo, è uscito solo. Jessica, come è uscito solo? Tu ci fai fare sempre compagnia, tema di Lara, sì, poi c'era fatti film Alberto Lupo. Alberto Lupo è colui che ha inventato, ha lanciato la moda del maglione bianco alla Dolce Vita di Lara. Difatti dicevano tutti il maglione all'Alberto Lupo, che io ce l'ho avuto, avevo 10 anni quando mia mamma me l'ha comprato. Io voleva tutti i cosi, mia mamma ce l'accattava tutti i cosi. Io avevo 10 anni o 11 anni massimo, ma non ce l'avevo, avevo 10 anni e avevo il maglione alla Dolce Vita bianco, il maglione all'Alberto Lupo, perché siccome mio fratello era più grande di me e lui ce l'aveva, non capisco perché lui che era più grande ce lo doveva avere, io ero più piccolo, non mi potevo mettere il maglione all'Alberto Lupo alla Dolce Vita. E allora come l'aveva chiuso più anni magari io voleva. Avanti, la Marchesini, buonanime, il trio Lopez, Marchesini e coso, l'altro Solenghi. E Solenghi, non mi ricordavo il cognome. Ambrogio, questa era la signora in giallo dei Ferrero Rocher. La signora in giallo, la signora Freccere. Che c'è? Io ricordo pure il Mulino del Po e il Conte di Montecristo, quelli anche io, il Mulino del Po e il Conte di Montecristo. Bravo. Ma chi disse che Tenente Colombo ci fideva il ben mai altro? Ma aveva sempre il ben mai altro, ma che... Donato, tu che sei, ho capito la tipologia di persona, il Tenente Colombo no, non era Lupetto, Agata Prezzamento, era proprio alto e poi te lo giravi. Il maglione all'Alberto Lupo, quello bianco. E Donato, il Tenente Colombo, non aveva sempre quell'impermeabile macchiata? Non era macchiata. Mamma mia, che fidinzia. Ma io penso che il collo della camicia aveva sporco, perché non si cambiava mai. Era proprio il personaggio. Ho incontrato un'ombra, me lo ricordo pure.
ci lavorava, ha incontrato un'ombra, mamma mia, quell'attore bassino, non, mamma mia, no. Sì, è vero, Tenente Colombo fideva, era sempre sporco il Tenente Colombo, l'impermeabile, grigio, tutto macchiato, mi ha letto una camicia fituso, io ho 58 anni, ho visto che avevo circa 60 anni, mi faceva paura, ma lo aspettavo, ricordo che era estate, ma cosa Beffagord. Era, tutti lo stanno scrivendo, era fituso, buonanotte Rosy Gandolfo, ma sì, sempre macchiato, bravo Donato Zappelli, era macchiato veramente, allora io mi fido di Donato, io me li ricordo, tutti mi sta, sì, era veramente sì, macchiato, sì, perché fumava sempre con quella sigaretta, ci cascava cenere, faceva così, e quella cenere si ci incollava in quel trench, fiteva, tutti lo stanno scrivendo, è vero, fiteva, ah, Tony Carter si dice a Chamberlain, vero, il conte di Monte Cristo. Vero. Vabbè, Lizia Sorcina, no, The Love Box, non me lo ricordo. Ora posso, Tenente Colombo. Certo. La schiava, no, Isaura, la schiava, sì, me la ricordo questa telenovela. Sì, anche quell'altra, Siranda De Petra, me la ricordate. Come? È vero, il Tenente Colombo lo sapeva, ma Siranda De Petra era Girandola di Pietra. Siranda De Petra, ve la ricordate? Petra, che lei era la figlia più piccola, mi pare adottiva, qualcosa, quello non era proprio suo padre. Vero, Donato, c'era anche il segno del comando, con, ecco, Ugo Pagliai, il segno del comando, bravo, me lo ricordo. Grazie Tomasello. Grazie Tomasello, bravo, Ugo Pagliai. Il segno del comando, me lo ricordo, sì, io mi ricordo Topazio, Siranda De Petra, lei era bassina, bruttarella, con quei capelli, no? Una cessa lei era. Però era la protagonista che poi si è sposata col vero. Avanti, ora ve ne dico una che sicuramente ve la ricordate tutti, La casa nella prateria. No, povero, povero Colombo, ha perso la compagna. Ah, ma non la casa nella prateria. Ma che era quella? No, io mi ricordo Lessi. Perché Lessi, magari Lessi. La casa nella prateria era quella famiglia sempre. Ah, sì, vagamente sì. Io mi ricordo Lessi, Zorro e un altro, Rintintin, Furia Cavallo del West, ma certo, Dancing Day, Acqua Viva, vedi, bravo, il periodo Dancing Day, con quella... Mina senza sopracciglia, come certo, senza sopracciglia, tutti copiavano a lei. Sì, allora, Dancing Day, non ci lavorava quell'attrice spagnola bellissima, Braga, Sonia Braga, Sonia Braga. Ma poi ti chiedono un libro non troppo pesante da leggere, Giuseppe Parisi, un consiglio. La casa nella prateria. L'ultimo di Fabio Volo, Una vita nuova, è bellissimo. Ah vai, annuncio, la casa nella prateria anche adesso la fanno su 27, ma sembra antico. Donato, non era Sonia Braga? Quella che faceva quella bellissima, con quei lineamenti stupendi, spagnola. Uccelli di rovo, me lo ricordo, quando c'era padre, che non mi ricordo come, Uccelli di rovo. Invece chi si ricorda il film, che io proprio ero terrorizzato di questo film, Il Corvo. No, vabbè, vedi, la stanno rifacendo sul 27, ma se è antico, la casa una prateria. Sì, però lo stanno rifacendo, quindi se te lo vuoi vedere che ti piace. No, non vuoi capire, ma già non mi piaceva all'epoca. Sonia Braga, la brasiliana, bravo, 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 lo spagnolo. Io la trovo, ora sarà più grande. Invece l'altra, quella bassina con i capelli tutti ricci, era un'altra brasiliana, un'altra spagnola. Esmeralda. Ah, padre Ralph era di Uccelli di Rovo. Anche i ricchi piangono. Insomma, Donato, abbiamo visto le stesse cose. Ma certo. Sonia Braga, brasiliana. Bellissima, io bellissima. Padre Ralph era di Uccelli di Rovo. No, ma voglio avere il cipollo. Zorro, Rintintin. Certo, c'erano tutti. Sandokan, ce l'abbiamo avuto, Grande Fratello. Heidi, ti sorridono i monti. Happy Days, certo, Happy Days. Heidi, triste
promette. Oh, ahibi, oh, ahibi, oh, 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 oh. Poi io mi viremo quanto rimando, vai. Marianna, la bella Marianna, la perla di Labuan. Hai Zorro. Cosa? No, no. Bello. No, no, no. Io mi alzo a fumarmi una sigaretta. Sai. Mandate le stelline. Ah, Radici, me lo ricordo, era quello che parlava dell'apartheid, quelli di colore, certo. Io la guardo sempre la casa della prateria. Mio figlio non ne può più, mi dice che questa casa non è ancora bruciata. Passione Morena, no. Telenovela, ma un imigliasso. Vabbè, ma Sandokan forse era bello quando ha fatto Sandokan, perché c'era il Grande Fratello. Era una mummia ora. Era una mummia. Heidi era drogata, vero? Vero, Heidi era drogata. Heidi è meravigliosa. Vero. Era drogata. Anche il film, mi pare, di Heidi hanno fatto. Anche a film l'hanno fatto. Scaramacai, per volevo dire Veronica Castro, quella bassina bella con i capelli ricci, hai ragione. Poi c'era quell'altro Gian Burrasca, ce n'erano tanti belli. Bei tempi, dice Angela. Grazie Samuel Macri. Ragazzi, io mi alzo, voglio sentire, non è la Rai, non è la Rai con Ambra, me lo vedrai. Anche con quell'altro che ha fatto... Come si chiama quella che ha fatto il Grande Fratello? La scena. Amosetti. No. Amosetti c'era. Sì. Poi c'era anche Laura Freddi. Sì, l'altra scemetta che poi ha fatto Antonella Elia. La scemetta. E là, ma c'era anche cosa? No, Pamela Paoli. Ma non è quello dove è morto il figlio di Bruce Lee? Sì, mi pare che in un film è morto il figlio di Bruce Lee. Elisa Mangambia mi piace La Casa della Prateria. No, no. Candy, mi pare non un po' la premiata ditta, sì, me la ricordo anche. Ragazzi, io mi alzo un attimo a fumare, voi mandate le stelline. Povero Gabbiano. Una mamma ha in braccio suo figlio e gli fa bello di mamma, bello di quello. La bambina, cosa vuoi dire? Ma vuoi dire papà? No mamma, povero Gabbiano! I professional, lo Starsky e Hutch all'inglese. No, Sarcio, il corvo, certo, io mi vedevo corvo, ero morto. Io prendevo a chi tu potrebbe ammiarmi in ora, io ero morto. Ah, invece chi si ricorda che l'hanno fatto, ormai non lo fanno più, Mani di Forbice. Quello è Howard. Howard, Mani di Forbice, Edward, no? Howard. No, Saccio, Edward. Edward, Mani di Forbice. Mani di Forbice, cadagliava di mano, no, vabbè, proprio, e hanno pacchiato Sandokan ormai. Ma no, così, proprio ormai è morto in un incidente di scena con la pistola, ma cui? Bruce Lee e ora il corvo che è morto durante una scena che stavano girando. È morto il corvo? C'è. Durante una scena? C'è. Come sta quella ragazza? Ciao bambina! Tutto fermo, tutto stazionario. Né meglio né peggio. Miriana Trevisan, brava Katia, ecco non mi veniva, mi vini poi me la pratica, non giungeva niente. Miriana Trevisan, c'erano nella Rai. Edward, Chiarizzotto Savi, Chiarizzotto Suvireva. Bellissimo, l'ho visto, Edward, Vilma Canapoli, Suvireva. Grazie Tomasello per le 20 stelline. Edward con Johnny Depp. Ah, era Johnny Depp, sì, quello che faceva Edward. Pino, me lo ricordo, ma un giovanissimo Johnny Depp, perché Edward Mani di Forbice è antico. Da giovane Kabir Bedi era bellissimo, ma da giovane, ormai niente, ormai è passata quell'epoca. Mani di Forbice, Beautiful, Beautiful ancora oggi, cioè che oggi proprio mentre eravamo a pranzo, stavamo mangiando la pasta, c'era Beautiful e ci disse al conte, allora un giorno di Beautiful è un mese nostro, perché ignorno farà durare in misida. No, vabbè. Buongiorno è fatto di 24 ore. Adesso, per loro è 31 giorni. Più di 20 minuti, e non male che ognuno a durare in mesi. Scusami. Bellissimo uomo comunque quando faceva Sandokan, accetto una volta.
No, il figlio di Bruce Lee. Ti ricordi sul canale 5 La Ruota della Fortuna? Che okay, prezzo è giusto? Sì, okay, prezzo giusto con la Zanicchi meravigliosa. Bella. Ma prima lo faceva anche Buongiorno, può essere. No, La Ruota della Fortuna. Della Fortuna, ma certo. No, che okay, prezzo giusto l'ha fatto la Zanicchi sempre. E poi mi pare che è cambiato dopo la Zanicchi per qualche anno. E poi a chiudere la trasmissione. MacGyver, certo, MacGyver. Ragazzi, questi erano tutti i film che facevano la mattina di Canale 5. Nunzio, ti devi fare una cultura cinematografica. Ma non queste cose antiche, Donato. Mi faccio una cultura cinematografica nuova, non queste cose antiche. Ma non vi incontro mai. Tiziano, meglio. Meglio. Ti appena ti incontro, amarato peggio. Sì, era giovane e fece anche Nightmare. Anche Nightmare ha fatto. Beverly Hills. Dallas, Beautiful, iniziato nell'80, maronna mia, ancora da Brooke già. Grazie Donato Azzara per le stelline, grazie, uomini e donne, avvi una vita, Camoviro. Certo, la famiglia Adams mi piaceva, mia. Sentieri, era partito il proiettile per sbaglio, Maria Teresa Ruta, Ufficio, okay. E poi Manuela Fogliero, e come sai tu, Rizzotto, come sono indi. Anche l'italiano che è preso giusto. Io adoravo tanto Il Principe di Bel-Air, Il Gioco delle Coppie, Il Pranzo Servito di Corrado, Gigi Sabani dopo la Zanicchi. Sette voci. Ah, l'ha fatto Gigi Sabani. Sette voci, ve lo ricordate? Prima Pappagone. Ha fatto Gigi Sabani. No, non me lo ricordavo. Ok, preso giusto con Sabani. Grazie Donata Zara. No, Brandon Lee, il figlio di Bruce nel Corvo. Ah, era Brandon Lee nel Corvo. Non era Bruce Lee. No, il figlio di Bruce Lee. Capoi no, nuove vecchie, certo. Va bene, Donato, poi mi rivedo tutti questi film antichi. La famiglia Robinson, cioè questa me la ricordo. C'è la ruota della famiglia Robinson. Ma mi ricordo che erano il figlio nano. Erano di colore, una famiglia di colore. E quello era il figlio nano. La famiglia Adams, sì, tu guardi. Ah, noi ci siamo famiglia Adams. Rizzotto. L'indimenticabile. Allora, Casa Via non era Casa Raimondo, era Casa Vianello. Non mi perdevo una puntata io. C'era già Cammarera, che era fantastica. Ne combinava di tutti i colori con Sandra. Fantastica la cameriera. Mi sento esclusa. Sono del 96. Ho visto il 10% di tutto quello che vede le. Allora, Rachele, io sono vicino a te, perché io tutte le cose che hanno montuato non le ho viste neanche. La Pemaia, certo. La tata me la ricordo, certo. Zanna Bianca completamente, troccolo. Portobello no, ma te lo ricordi tu Portobello? Lo faceva Bocobagni. Mi ricordo quando recitavi nella famiglia Adams. No, Enzo Tortora. Enzo Tortora faceva Portobello. Tu stai rischiando la tua pellaccia con me, non te ne stai rendendo conto. Enzo Tortora faceva Portobello. Enzo Tortora. Certo. E poi c'era Arnold, era quello. Arnold era quel bambino di colore. Sì, era grande, eh. Rani, era nano, certo, è morto. Ok, prezzo è giusto, è cominciato con Sabani, no? Non me lo ricordo. Io pensavo che era cominciato con Zanicchi, grazie, Enzo Tomasello. Con Sabani, lo ruoti tu? No, forse, con la Zanicchi. Forse lei mi studiavo. Io non ero nato. Tu del 92, certo, ti ricordi meno cose. Conte, quelli sono gli anni 30. Quali sono gli anni 100? Sassi! Stranamore con Alberto Castagna mi piaceva. Rachele, io e te siamo nella stessa situazione. Certo. Va bene, fumati la sigaretta che io faccio il mio countdown di 60 secondi. A tra poco. E poi torna lui e facciamo i saluti. Allora, inizia il countdown di 60 secondi. Potete mandare le stelle in questo minuto. 60. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52,
51, 50, primi 10 secondi non arrivano mai stelline. Avete 50 secondi, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Nei primi 20 secondi nessuna stellina. 39, 38, 37, grazie Agata, 36, 35, 34, 33, 32, grazie Donato Azzara, 31, 30, grazie Donato Azzara, grazie Donato Azzara, 29, grazie Maruska Bonamici. Maruska Bonamici. E chi è nuova, Maruska? 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, gli ultimi 20 secondi, approfittatevi, si è nuova, grazie per le stelline. Grazie Maruska. 19, 18, 17, 16, grazie Deborah Falcetta, 15, 14, 13, 12, grazie Elsa Tomasello, 11, 10, gli ultimi 10 secondi. Tra cui c'è quel secondo che dura mezz'ora. 9, 8, 7, 6, 5, grazie Franco Cucinotta, grazie Filippa Grazia, 4, 3, 2, 1 e 3 quarti, 1 e mezzo, 1 e un quarto. Mamma mia. 1, c'è l'ultimo secondo, grazie Enzo Tomasello. 3 quarti. Mezzo. Buonanotte Isa. Un quarto. 0. Grazie per tutti i donatori di stelline, ma ancora ne potete approfittare, eh? Perché arriva Nunzio, vi fa i saluti. Tiziano, invece di fare i faccini, vanno i stellini. No, chiude più non chiuso. Buonanotte Angela di Bua, grazie a te per essere stata con noi. Buonasera Giussi Cipullo, buonanotte a tutti. Grazie, grazie. Bla bla bla, sono diventato dislessico. Buonanotte a tutti, fate dei sogni belli, quindi sognate a me. Se volete fare dei sogni brutti, sognate a Nunzio. Ancora! Ora arriva lui, vi saluta, grazie ai donatori di stelle, grazie a chi non ha inviato le stelle, grazie sempre per esserci, grazie Enza Tomasello, Sina Pirucchiusa, Valentina Rizzotto, manco una stella. Buonanotte Teresa, buonanotte Michele, buonanotte Claudio, vieni, vieni, vieni. Buonanotte Giuseppe Maria Bonaccorso, non sogno per occluso, questo film di qualcosa fuori. Uni, non baccuni Tiziano, non baccuni, questo è un ricatto, questo è un ricatto. Buonanotte Mari Cugino, Donato dove sei, che ti auguro una buonanotte. Buonanotte Giussi Cipullo, buonanotte Sassi, buonanotte Angela di Bua. Buonanotte Deborah Vasta, buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti.
Sta arrivando Nunzio, io continuo a dare la buonanotte. Ma ancora non è finita. Buonanotte Letizia Magliocco, buonanotte Nadia Milanato. Buonanotte Giusy Cipullo, buonanotte Emanuela Pocchi. Buonanotte, buonanotte a tutti, buonanotte, buonanotte, le stelline dove stanno? Stelline non ne mandate più, buonanotte Marusca, buonamici. Buonanotte, 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 buonanotte Sebastiana Kin. Buonanotte Elisa del Prete, buonanotte, grazie Enza Tomasello per le stelline. Ora arriva Nunzio, fatelo contento con qualche stellina, se no ci viene la mala, non dorme tutta la notte. Un bacio e ci rivediamo domenica sera, sempre qui alle ore 21. Oggi non vi ho potuto parlare della mia Alvarinas, perché non c'è stato il tempo, perché mi metti solo a parlare di da casa della prateria, do corvo. Quindi buonanotte a tutti, ne parleremo domenica. Domani non ci sarà live, lo sapete, perché c'è Maria Nazionale, no a cantanti, ma è De Filippi, c'è posto per te, certo, ci sarà lei, quindi non saremo noi in live, ci rivediamo domenica. Non ho più video nelle bozze, quindi domani quello che nascerà vedrete, certo, domani posso fare un buongiorno Rocondo e vediamo come si combina, perché domani noi puliremo tutta casa, certo, quindi domani ci saranno video casalinghi. Comunque vi auguro una notte muy focosa a chi è in coppia. Grazie Franco Cucinotta. Una notte muy tranquilla a chi è solo. Una notte muy in generale muy, scelto. Vi amo, buonanotte, buonanotte a tutti, buonanotte Poli, buonanotte a tutti, vi amo, belli, ne viviamo romani sempre, cioè se ci campiamo, giusto? Se ci campiamo ne viviamo romani, tranquilli che appena io avrò aggiornamenti sicuramente positivi di quella ragazza con il suo bimbo, ve li darò, voi continuate a pregare per la nostra amica con il suo piccoletto, affinché tutto si risolva per il meglio, vi prometto che appena io ci andrò a trovarla e lei starà bene, io vi farò fare un video saluto per tutti voi, quindi voi continuate a pregare. Buonanotte a tutti, vi amo, belli.